riflettere sulle pratiche comportamentali di ciascun cittadino e sui possibili danni che si arrecherebbero all'ambiente. L'argomento è stato oggetto di un incontro organizzato dalla Caritas della Parrocchia della Santissima Trinità di Andria in collaborazione con quella diocesana. Quando si parla di ambiente si spara un po' sulla massa, pensiamo subito alle grandi multinazionali, pensiamo alle grandi industrie. Pensiamo alle grandi cose, invece ognuno di noi è responsabile dell'ambiente, ognuno di noi è responsabile di ciò che accade ai danni dell'ambiente. Dagli aspetti biblici e teologici sul creato alle problematiche ambientali causate dai cittadini, agli interventi delle istituzioni per favorire un miglioramento della qualità della vita. Nel momento in cui noi diamo una visione autentica di quello che è l'uomo a partire dal testo sacro, vediamo anche che tutta la creazione ne diventa un riflesso. Nel momento in cui invece abbattiamo l'uomo, lo rendiamo schiavo di se stesso e quant'altro, anche tutta la creazione che ne consegue ne soffrirà terribilmente di questo. La salvaguardia del creato, per rimanere in argomento, è un argomento appunto che deve essere assolutamente condiviso e deve essere di tutti. Non può diventare una prerogativa dell'amministrazione o dei semplici cittadini, perché soltanto in maniera coordinata si raggiungono determinati obiettivi. Andria è una città assolutamente dalle caratteristiche particolari, anche sotto il profilo ambientale ci sono delle situazioni che vanno assolutamente prese in considerazione, monitorate e soprattutto risolte. Prima fra tutti l'abbandono sconsiderato dei rifiuti, che è una quasi fisiologica successione rispetto allo sviluppo della raccolta differenziata porta a porta. Però l'amministrazione in maniera responsabile sotto questo profilo interviene, deve intervenire, multando tutti questi sconsiderati e cercando di monitorare il più possibile quella che è la situazione. Se da un lato emergono diverse problematiche causate dall'uomo all'ambiente, è altrettanto lodevole l'iniziativa di molte associazioni che con la collaborazione di volontari si adoperano in buone pratiche per tutelare il proprio territorio. È il caso dell'associazione Triplace. Abbiamo pensato di organizzare questa azione di pulizia di rifiuti nei pressi della parrocchia Trinità. Ci attrezzeremo con delle pinze, con dei guanti e con dei sacchi per pulire insomma la zona limitrofa della parrocchia di la trita. All'incontro ha partecipato anche l'oncologo Dino Leonetti, che ha illustrato i rischi per la salute del cittadino per effetto dell'inquinamento ambientale provocato dall'uomo.